E E come vi dicevo, adesso parliamo di turismo. Lo facciamo con Andrea Gozzi. Ciao Andrea, buonasera. Buonasera, grazie. grazie allora, quando parlo di turismo, eh, avendo lavorato anche come capo ufficio stampa all'assessorato alla cultura ormai dieci anni fa in regione Lombardia, mi si accendono, mi incazzano anche un po'. Eh, tanto siamo quasi a mezzanotte, quindi possiamo dire. È concesso. Perché, Andrea? Il turismo è il nostro petrolio, è il valore aggiunto del nostro paese, le bellezze che ci sono qua non si trovano da nessun'altra parte. E quindi innanzitutto la, la, la prima cosa, la prima considerazione che ti chiedo di fare è qual è per te che ci lavori, perché lui lavora nel settore del turismo e in, in, in una rete di turismo che però si occupa di questo segmento attraverso... Il web è questa la tua particolarità. Vorrei che tu ci raccontassi come si declina la, la tua attività di impresa. Sì, allora diciamo che eh, la scelta che ho fatto ancora diversi anni fa è di far capire agli addetti ai lavori che ehm, il web non è un nemico, è semmai un'opportunità da cogliere. E ho co realizzato eh, un progetto che si chiama Turismo Rete dove tutte le professionalità del turismo hanno modo di... Eh, farsi conoscere, di presentarsi attraverso le loro esperienze. Quindi eh, il concetto base è: vorrei far sapere chi ha visto che cosa nell'ambito del turismo e soprattutto anche chi può diventare realmente un consulente. Il futuro del turismo è sicuramente eh, attraverso il web, i device, le varie piattaforme. Però eh, sarà fondamentale poter dare le giuste informazioni certo. che cerca il cliente. In questo caso, l'obiettivo è quello di riunirli tutti assieme, dando una eh, visibilità delle esperienze. E devo dire la verità, agganciandomi, Max, alla tua domanda, la base, l'essenziale è l'Italia. La base essenziale. Quanto incide quindi, oggi, dal tuo punto di vista, l'uso della tecnologia? Per la promozione del, del turismo e quanto però conta ancora il rapporto umano. Perché poi è, io credo, eh, fondamentale nel momento, cioè c'è ancora il passaparola, no? È quello che genera eh, l'interesse a visitare borghi di cui l'Italia è ricchissima, che magari qualcuno non ha vissuto, in cui può trascorrere una piccola parte delle proprie vacanze. Ecco quanto incide l'aspetto tecnologico e quanto l'aspetto umano. Ma io direi che in questo momento è necessario fare una distinzione, nel senso che il mio riferimento ad oggi è ancora l'agenzia di viaggi, per cui il rapporto legato alla persona e la persona può essere assolutamente strategica ancor di più eh, agganciandomi a quello che dicevo prima, se ha la conoscenza del territorio. È ineccepibile che i numeri oggi portano invece all'utilizzo del, del web con una serie infinita di informazioni, noi cerchiamo in qualche modo anche di renderle più facilmente reperibili costruendo chiaramente un database dei filtri, però eh, direi che in questo momento è forse più spostato al web in termini di... Eh, richieste di informazioni, forse con le prenotazioni ancora un po' ce la giochiamo, però di certo le informazioni il viaggiatore le cerca anticipatamente attraverso il web. Adesso mi fa piacere perché si sente quanto sei addentro al turismo, perché eh, ne parli con passione e ci tieni, è un dato di fatto, cioè eh, fino a qualche tempo fa era il cugino che andava a contrastare l'opinione o l'idea della gente di viaggio, oggi è sicuramente il web è quello che viene visto da figure diverse. Eh, quanto conta oggi dal tuo punto di vista eh, non solo l'aspetto, diciamo, tecnologico, ma quanto mh, pesa eh, la crisi che c'è stata a causa del Covid eh, sul settore turistico, perché la sensazione che ho io e che l'italiano medio, comunque si sia detto, un minuto dopo che ho finito il lockdown, appena posso, io prendo la, la, la macchina e vado. Magari non andrò in un posto troppo lontano, ma nel primo posto in cui posso fare un po' di vacanza, che sia il mare, la montagna o la campagna, lo faccio. Eh, hai questa sensazione? Eh? Allora, ho questa sensazione, te la posso confermare perché così è stato. Il grosso problema, e torno a ringraziare chi fa informazione. Eh, chiedendo agli addetti lavori con attenzione come fate voi, eh, noi abbiamo una grande necessità nella chiarezza e nell'informazione al cliente, perché è ineccepibile che c'è una grande paura in questo momento. Io eh, vorrei dire che è esagerata, però non sono un tecnico, però è ineccepibile che ogni mattina noi oggi guardiamo come sono stati i contagi, come sono stati... Però agganciandomi a quello che dicevi, io sono ad esempio un motociclista e conoscevo per la mia storia, per le, i contatti che ho chiaramente nei social, no? in pieno lockdown, che erano già lì, che scaldavano i motori. Qualcuno l'aveva anche magari già fatto, anche in garage, pur per vivere la sensazione. E nel momento stesso in cui è stato detto a loro potete andare, questi hanno scasato. Okay? Andando a muoversi sul territorio, io stesso l'ho fatto la, questa cosa e devo anche dirti, con piacere per le attività ricettive e ristorative, mm. l'albergo dove sono stato a dormire la prima notte dopo lockdown era strapieno di motociclisti. Quindi noi dobbiamo andare anche a toccare quelle che sono le molle, eh, se trasferiamo questa cosa in un concetto di vacanza in famiglia, oggi il grosso problema è ma i miei bambini potranno... Divertirsi con gli altri bambini perché se no non è più vacanza, e su questo va tantissimo, diventa strategica l'informazione. Uh, senti, ti chiedo di commentare un dato che ho letto proprio questa mattina: uh, un dato che dice che uh, durante il lockdown i soggetti che hanno maggiormente violato le regole sono state più le donne degli uomini, 73% donne, 37% gli uomini e uh, Molti l'hanno fatto per vedere il fidanzato, per incontrare l'amante, insomma. E in questa, in questa dimensione, naturalmente, secondo me, si nasconde un pezzo dell'Italia che è quella che ama stare a tavola, che ama visitare il bello che il turismo sa regalare a ciascuno di noi. Io penso, non so, a Civita di Bagnoreggio, a Pitigliano. A alla Valle dei Templi di Agrigento. L'Italia è piena di posti meravigliosi, Volterra, Montalcino. Io sono ovviamente un amante della Toscana, ma insomma, se penso alla Liguria o all'Emilia, ci sono dei posti meravigliosi. Ecco, quando parliamo di vacanze, no? parliamo di vacanze per single, parliamo di vacanze per famiglie, dalla tua esperienza, qual è quella diciamo che... Eh, oggi ha ehm, come dire, eh, più <coughs> voglia, più inclinazione a investire sulla vacanza come eh, modo anche per ripagare se stesso dei propri sacrifici, eh, della propria consuetudine lavorativa. Allora, temevo all'inizio che tu mi chiedessi se c'è stata l'amante a casa mia, no, <ride> Beh, quindi questo dato non te lo posso dare, però mi hai dato una, un aggancio meraviglioso adesso sembrerà che sia uno spot, ma è da quando faccio turismo, insomma, sono più di 30 anni, che dico che le donne, ahimè, sono meglio di noi come turiste. Quindi è assolutamente certo che un viaggio eh, che abbia un fine culturale, mi farò qualche nemico adesso, è molto più preferito ed orientato dalla donna per agganciarmi al soggetto che tu hai portato come dato statistico. E mi stai rinnovando un po' quello che ti ho detto prima, cioè quelli che noi, facendo un po' i grandi, definiamo cluster, sono quelli che effettivamente muovono le persone, quindi eh, vacanze in famiglia, il motociclismo. Io, chi mi conosce lo sa, vivo con una femmina di Terranova da 50 kg e quindi eh, il primo motivo di scelta è accetti i cani no? perché questa certo. diventa fondamentale per me. Se posso dirti un percepito, perché mi è capitato di raccontarlo anche recentemente, la prima esigenza che noi stiamo tutti vedendo è quella di ritornare a socializzare con dei grossi handicap legati al distanziamento e quant'altro, cioè io so che c'è stata tra l'altro una manifestazione un paio di giorni fa qui in Lombardia, eh, molto sentita, legata ai noleggiatori di Pullman che hanno una difficoltà reale molto forte in questo momento perché chiaramente il pullman non può essere riempito a rispetto degli aerei con tutti quelli che sono le sedute. Quindi il viaggio in pullman ti direi sarebbe il primo viaggio perché associa un po' tutte queste cose, l'aspetto certo. culturale, il valore aggiunto rappresentato dalle guide che sanno descrivere quei paesi di cui parli tu e tra l'altro anche quei borghi che tante volte non sono conosciuti, che sono valorizzati dall'essere raccontati da una guida professionista o da un tour leader. E poi, ripeto, la socializzazione legata al pullman. Quello che sto vedendo io, diciamo che forse un po' mi fa anche male, sono i viaggi per single, cioè quell'opportunità che viene data da un'escursione, da, da una cena o un pranzo piuttosto che da un'esperienza di trekking o di yoga che possa permettere di socializzare e di ritrovare il contatto con le persone. È chiaro che tutte queste cose devono essere, perdonami, sempre garantite dalla, dalla distanza e dalla sicurezza del passeggero. Bene, noi abbiamo ultimato il nostro tempo, io ringrazio tantissimo Andrea e naturalmente vi rimando al prossimo appuntamento sabato prossimo. Buonanotte a tutti e ovviamente buone vacanze e buon, buoni viaggi che mi sembrano la cosa più importante. Un augurio anche da parte mia, tantissima salute e viaggiate e vivete il nostro bel paese. Buonanotte. Buonanotte. E